Allora, Luca Napolitano, arriva una sconfitta pesante, però non è certo queste le gare dove il Real Fondi deve trovare punti. Sì, diciamo che già le premesse non erano delle migliori, visto che eravamo abbastanza rimaneggiati oggi, quindi non solo... L'assenza di Cardoni, di Cepa, Angelo ha pesato? Esattamente, sapevamo già che era difficile qui in trasferta contro il Pomezia, figuriamoci essendo rimaneggiati, comunque era tutto molto più complicato, però sono contento perché tra di noi c'è stato comunque un buono spirito e ce l'abbiamo messa tutta, anche se è arrivata una sconfitta, però l'importante è l'atteggiamento. Allora, Napolitano, ti abbiamo visto soprattutto nella circostanza dei time out e inveire contro i tuoi compagni di squadra. Lo fai spesso, non solo in campo, ma per far sentire che non bisogna calare l'attenzione. Sì, ma loro lo sanno, io lo faccio solo per, come hai detto tu, per non far calare l'attenzione, perché comunque serve sia a me per, diciamo, caricarmi un po', e serve anche per tenere sempre attenta la squadra. Napolitano, da qui fino alla fine del campionato, che Real Fondi vorresti che in campo vedere? Io credo che noi, la nostra rosa non è una rosa, diciamo, da bassa classifica, quindi comunque noi lo sappiamo e sappiamo che dobbiamo essere più concentrati e limitare gli errori che alcune volte facciamo per superficialità, però allo stesso tempo siamo sereni e sappiamo che possiamo fare un continuo di campionato abbastanza positivo. Allora, arriva a questo punto, possiamo tra virgolettare, l'ennesima vittoria dello United Pomezia, anche se non in maniera brillante. L'importante però, mister, a questo punto è proprio il caso di dirlo, serviva vincere. Sì, buonasera. Non era per noi facilissimo, noi comunque abbiamo giocato la partita di recupero giovedì contro il Nettuno, avevamo comunque dato tanto, perché è vero abbiamo vinto 7-1, ma il risultato non rispecchia l'andamento della partita, abbiamo sofferto molto contro il Lele e quindi oggi siamo arrivati un po' imballati. Ieri abbiamo fatto un po' di scarico, ma devo fare solo i complimenti a sti ragazzi che comunque sia continuano a darsi una mano, ad aiutarsi. Poi ripeto, le vittorie vengono quando comunque fai la prestazione, anche oggi ennesima prova che, nonostante un po' imballati, hanno fatto la partita, l'hanno chiusa 3-0, poi 3-1, abbiamo preso un gol sciocco al primo tempo, secondo tempo l'abbiamo portato a chiudere, va bene così, insomma, tutte le squadre sono da rispettare. Il Fondi è venuto qui con Cepa squalificato, eppure ha venduto cara la pelle, quindi... Ecco mister, però vogliamo sottolinearlo, è proprio in queste circostanze che la squadra che primeggia deve veramente sfoderare il meglio di sé, perché lo sappiamo tutti, i campionati si vincono non negli scontri diretti, soprattutto con avversari di un calibro minore che però vendono cara la pelle. No, io quello che ho detto ai ragazzi è proprio questo, perché il concetto è semplice. Ho avuto la fortuna, perché è stata una fortuna, di allenare anche squadre che sono arrivate ultime in C, quando c'era la C in C1. E quello che dico sempre, ragazzi, quando giocavamo contro le squadre più blasonate, le squadre d'alta classifica, se riuscivamo a capire di potercela giocare, quel giorno generalmente facciamo la prestazione e buttavamo il cuore oltre l'ostacolo e arriva il risultato. Quindi è proprio in queste partite, che valgono 3 punti come le altre, che non bisogna lasciare nulla di intentato, perché gli avversari vengono e non vengono a fare una scampagnata, e quindi i ragazzi devono essere sempre bravi come oggi a fare la partita. Allora, chiamato dal primo minuto, la responsabilità, come l'abbiamo sottolineato con il mister, non era molto da sottovalutare. Questi avversari vengono, gettano proprio il cuore oltre l'ostacolo, se la giocano fino alle ultime loro forze. Basta però avere la concentrazione un po' per riequilibrare. Sì, buonasera a tutti. Sì, la concentrazione è quella più importante di tutti, soprattutto in queste squadre che mettono in difficoltà la nostra difesa anche con movimenti sciocchi, però se non stiamo attenti succede come il gol che abbiamo preso oggi, un po' pesantino, diciamo, però l'importante è che siamo rimasti in partita e abbiamo chiuso la fine della partita. A proposito di concentrazione, va messo in evidenza il fatto di quando si ha a disposizione una rosa ampia,
la possibilità e mettere in quelle situazioni in difficoltà il mister, perché a lui sono dei buoni importanti banchi di prova un po' per tutti, per guadagnarsi non proprio la pagnotta, però almeno guadagnarsi dello spazio. Sì, difatti noi facciamo il nostro meglio per mettere in difficoltà il mister, e diamo tutto, io come ripeto ogni allenamento, io do il 100%, se mi avete sfiancato io faccio il lavoro difficile al mister, quindi ce la metto tutta, e la stessa cosa ad altri compagni di squadra che ce la mettono tutta per mettere in difficoltà il mister, diciamo. Bene, grazie Quercio. Mister, un'ultima battuta, arrivano intanto da dietro la nostra camera di ripresa dei gesti, ti fanno sorridere o non ti fanno sorridere? Ci pensi e non ci pensi a quello che sta avvenendo anche sugli altri campi? Spesso ti abbiamo però sentito dire: pensiamo a noi prima di pensare agli altri, non ci interessa dei risultati, sappiamo di cosa noi siamo capaci di fare e di sfare. No, è proprio questo, fa piacere insomma dopo la partita sentire anche gli altri campi, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo la fortuna di avere gli scontri diretti in casa e dobbiamo utilizzare questo calendario che ci ha messo in difficoltà all'andata, al ritorno ci dovrebbe aiutare, però dobbiamo andare su campi esterni difficilissimi, perché dobbiamo andare a giocare comunque con il Latina, dobbiamo andare sabato prossimo con lo Sport Country Club che non regala nulla in casa, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare le nostre partite, gli altri che corrono dietro noi cerchiamo di fare la lepre. Non ti basta sapere di aver allungato leggermente il passo? No, ancora è lunga, quindi continuiamo a fare del nostro meglio.